Aldo, la prima domanda è diretta. Perché fare il palio in un momento così difficile per la città e la provincia? Proprio perché è un momento difficile, proprio perché abbiamo tutti la voglia, oltre che la necessità, di dimostrare innanzitutto noi stessi e poi al resto d'Italia che Ferrara è viva, Ferrara in piedi, Ferrara ha voglia di esserci, Ferrara ha voglia di vedere confermato quello che è il suo ruolo di città d'arte, di città turistica, di città che è attrattiva. E quindi continuiamo quello che abbiamo fatto in questi 20 giorni, a riaprire musei, a riaprire biblioteche, a riaprire spazi, cercare di confermare il più possibile quelle che sono le iniziative. Non solo il Palio di Ferrara, ma anche i concerti di Ferrara sotto le stelle, piuttosto che il cinema all'aperto, piuttosto che il sistema delle mostre. Penso che sia il modo migliore, da un lato, per esorcizzare quella che è la paura che abbiamo avuto e che probabilmente abbiamo ancora, e dall'altro lato per dimostrare che abbiamo dentro una grande voglia di rinascere e di tornare a essere quelli che siamo. Siamo a 2 giorni dalle corse. Che palio sarà? Sarà un gran bel palio. Già adesso secondo me si presenta come uno dei primi pali che abbiamo corso. Siamo stati capaci di trasformare quello che è un grande momento per la nostra città in una grande occasione di solidarietà, grazie a quanto le contrade hanno fatto, sia di raccolta fondi che di aiuto nei campi degli sfollati, e siamo stati capaci di attirare a Ferrara 500-600 persone delle varie delegazioni di Palie, delle città noi vicine, di sbandieratori. Quindi sarà veramente una grande festa. Si è parlato di solidarietà. Cosa stanno facendo le contrade? Le contrade stanno dando il meglio di quanto sanno dare. Non solo si sono messe a disposizione per l'iniziativa, non solo si sono messe a disposizione per il palio, ma hanno dato la disponibilità ad andare a portare i loro spettacoli di bandiere, dei tamburi, dei musici nei campi sfollati di Poggio Renatico e di Sant'Agostino. Hanno avviato spontaneamente, pur coordinate dalla Protezione Civile Provinciale, raccolte di alimenti, raccolte di generi di primo soccorso, di generi di natura sanitaria, e hanno promosso questa bella iniziativa. Insomma, qui ogni contrada si è fatta la sua maglietta. Io porto la maglietta dell'ente Palio, che magliette che sono vendute a 10 euro con il numero di conto corrente del comune, il cui ricavato andrà proprio per le popolazioni colpite dal terremoto. Come pure il Palio sarà una grande occasione di raccolta fondi. Tutti pagheremo, pagheranno le autorità, pagheranno le persone che siederanno in tribuna, pagheranno le persone che siederanno sul prato, e anche i fondi che andremo a raccogliere nella giornata di domenica saranno tutti interamente devoluti per il terremoto. È già stato definito come verranno usati i fondi raccolti? I fondi raccolti saranno depositati sul conto corrente del comune. Noi stiamo dando per ora visibilità a quanti fondi stiamo raccogliendo. Nel giro delle prossime settimane daremo visibilità sia ai mezzi di informazione che sul sito del comune, anche a come e dove e quando andremo a spendere questi fondi. Innanzitutto prioritariamente nelle scuole, perché il nostro obiettivo è il 17 di settembre, quando le scuole ricominceranno, di rimettere tutti gli alunni di Ferrara nelle loro scuole, e poi proseguiremo con la riapertura dei musei, di quelli che sono i monumenti della città. Anche qui l'obiettivo è per l'autunno di andare a riaprire il Palazzo dei Diamanti, dove andremo a spostare i tesori di Palazzo Massari, i nostri boldini, i nostri depisis, che anche quelli sono un pezzo della cultura della nostra città, e oltre al Palazzo dei Diamanti di andare a riaprire il Teatro Comunale a fine settembre con un concerto che Claudio Abbado andrà ad offrire alla città. Possiamo chiudere invitando tutti domenica 17 giugno in Piazza Ariostea. Beh, certamente, vi aspettiamo tutti, vi vogliamo in tanti, che sarà una bella festa per le contrade, ma soprattutto una bella festa per la città. Sarà il punto di ripartenza. Io penso che da qui si ripartirà, e si ripartirà sempre meglio. Grazie.